con la Guardia di Finanza, come forza di polizia economica e finanziaria, è fondamentale, fa parte di una delle nostre mission, dei nostri obiettivi strategici, il controllo della spesa pubblica, e ovviamente i fondi che avremo dal PNRR sono fondi molto importanti. Noi vogliamo fare il nostro lavoro al meglio e in un quadro in un contesto generale sono stati stipulati questi protocolli prima a livello centrale, ora li stiamo stipulando a livello locale, laddove l'ente attuatore di parte di questi finanziamenti è proprio il Comune. Questo ci consentirà su Benevento di avere più informazioni possibili da analizzare per verificare se effettivamente i fondi sono stati destinati per quello che era previsto. Quindi ci sarà un controllo incrociato, quindi costante, con l'amministrazione comunale? Sì, ci sarà un'interlocuzione, loro ci trasmetteranno una serie di dati dei progetti che si fanno sulla base dei fondi del PNRR, e noi li analizzeremo e verificheremo che siano effettivamente rispettate tutte le regole. Oltre a quello che farete voi come segreto di indagine, voglio dire, normalmente come azione quotidiana? Ovviamente questa è fatta salva la nostra qualifica di polizia giudiziaria, la riservatezza e non solo, ma tutti gli altri strumenti che noi abbiamo, le nostre banche dati che ci consentono di svolgere la nostra attività.